Il Flag apre le porte della sua sede in via Paolucci per un cooking show dal titolo Il mare a tavola, organizzato insieme all'Accademia della Cucina Teramana e con la collaborazione della Confesercenti Pescara e della Cantina Bosco. È l'occasione per un ritorno sensoriale alle tradizioni locali, grazie alle mani del presidente del Flag Costa di Pescara, Claudio Lattanzio, che ha realizzato un piatto di tipici spaghetti alle vongole e alle arti culinarie di Noemi Pica dell'Accademia della Cucina Teramana, che ha preparato un brodetto di pesce. Presidente, il mare in tavola, come nasce questa iniziativa? Nasce nell'ambito della strategia che il FLAG Costa di Pescara ha proposto a suo tempo per la valorizzazione dei prodotti ittici della nostra marineria, in particolar modo del cosiddetto pesce povero. Ed in collaborazione con l'Accademia della Cucina Teramana, quest'oggi proporremo una dimostrazione di cucina di pasta e vongole e del famoso brodetto. Questa è una delle iniziative che il FLAG ha messo in atto, che rientra nell'ambito di tutta una serie, di attività che il FLAG ha fatto e che farà anche in futuro, per valorizzare quanto più possibile il prodotto della marineria abruzzese, per insegnare al pubblico quanto è buono il nostro pesce e soprattutto perché mangiarlo. E c'è questo gemellaggio in nome del buon pesce tra Teramo e Pescara. Sì, io sono una degli amministratori della cucina dell'Accademia Teramana. L'idea era quella appunto di un gemellaggio tra le due province e mi è sembrato giusto riproporre il brodetto alla giugliese perché forse è il piatto più antico di pesce che c'è sulla costa, in quanto i pescatori riportavano a casa la cosiddetta scafetta di pesce. Alla fine, insomma, della vendita si riportava a casa il pesce che non era stato venduto e più povero, e usciva un piatto favoloso.